Parliamo di bioplastiche o potremmo dire magari anche di biomateriali, ovvero sia la possibilità di trasformare quello che è uno scarto e un rifiuto appunto organico in molecole di estremo appunto interesse, che sono le bioplastiche. Le bioplastiche troveranno sempre più ruolo in un futuro, è evidente che il loro ruolo dipende anche dal costo. Costi che per ora sono, tra virgolette, proibitivi rispetto a quello delle comuni appunto plastiche, ma costi che potranno essere abbattuti con la ricerca e innovazione, facendo riferimento alla riduzione dei costi delle materie prime, da qui la necessità di utilizzare appunto il rifiuto, ma faremo appunto anche riferimento ai processi produttivi stessi. Ad esempio la messa a punto di tecniche quali l'utilizzo di processi di fermentazione che possono ridurre appunto i costi.